Non so cosa fosse. Là, vedo qualcosa! Il sole non può salvarti ora. Non si sa mai quando potrebbe servire. Se no. Dispendetevi!
Via libera. Per il momento. Muoviti. Devi trovare Gaia. No. Dovrei lasciare qualcos'altro. Shen, e questo è Efesto. Come suggerisce il nome, sarò la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La sua forgia personale, ma è un po' più complesso. Forse avrai notato che solo un terzo di voi è ingegnere robotico. Gli altri sono esperti in cognizione meccanica, euristica virtuale, eccetera. Beh, questo perché non saremo noi a progettare e assemblare i robot. L'ultima cosa che vogliamo è dover imporre a Gaia dei progetti datati del XXI secolo. Uno spreco di tempo. Il nostro scopo è dare a Gaia il potere di costruire robot. E non solo costruirli, ma idearli. Tutti i robot che le servono per qualsiasi scopo, progettati e fabbricati con uno schiocco di dita. Le sue di dita. Quindi, Efesto non è proprio la forgia. È la conoscenza della creazione e l'ingenuità di un fabbro che impugna un martello. Codificate come software, da creatività virtuale a reale. Gaia sta imparando. Nelle simulazioni ha realizzato creazioni interessanti con assemblaggio frattale e morfologia animale. I suoi progetti non possono ancora vincere il premio LIEM, ma ehi, da qualche parte bisogna iniziare. Ok, sì, è ora di iniziare. Diamoci da fare. Non capisco. Quale parte? È un po' tecnica a volte. Se Gaia è stata progettata per salvare la vita, perché i robot attaccano le persone? Forse predilige alcune forme di vita ad altre. Lo squilibrio. Le macchine non sono state sempre ostili. Vero. La maggior parte era docile fino a 10-15 anni fa. Per anni, Efesto ha costretto i calderoni a creare macchine aggressive. L'ho visto io stessa. Nei calderoni, inseguitori, razziatori, un divoratuono. Come ci è riuscito? E perché? Già, perché? Queste forme. Le ho già viste prima. In un calderone. Sei entrato in un calderone? In uno abbandonato, sì. Quindi i calderoni sono di Gaia? Sembra di sì. I luoghi di nascita delle sue macchine. Credo che sia questo. L'ufficio di Elizabeth Sobek. Ma è chiuso. Deve esserci un modo per entrare. Continua a cercare. Ancora l'eclissi. Fai attenzione. Do il benvenuto in Apollo.
la memoria collettiva del genere umano e la fonte di conoscenza per le generazioni future. Sono Samina Ebagi. Fino a poco fa dirigevo l'Istituto Internazionale per la Memoria Collettiva di Nuova Teheran. Da professionista della memoria, ho dedicato la mia carriera alla preservazione della conoscenza umana, delle imprese creative e delle conquiste culturali. Quindi Apollo rappresenta l'incarnazione massima della passione di una vita, anche se arriva nelle peggiori circostanze possibili. Ci attendono delle sfide smisurate. In particolare, dovremo progettare e implementare 4 importanti iniziative simultaneamente. La prima, la creazione di archivi dati nei centri culla nel mondo, assicurandoci della loro ridondanza. La seconda, la raccolta e l'elaborazione di 180 milioni stimati di data entry discreti. 42 zettabyte di dati in mandarino, inglese, spagnolo e arabo. La terza, il trasferimento e la codifica di tutti i dati in DNA conservato in fossili sintetici. L'unico mezzo abbastanza capiente e durevole per proteggerlo dal deterioramento nei prossimi secoli. E infine, la quarta, lo sviluppo di un'interfaccia olografica e di un curriculum ludicizzato, con cui gli umani del futuro interagiranno con Apollo, sbloccando moduli di apprendimento euristico, potenziando la conoscenza e le abilità per controllare il sistema di terraformazione. Questo è il futuro verso cui stiamo orientando i nostri sforzi. Non solo la conservazione del passato, ma il seme per la fioritura di un nuovo albero della conoscenza. Iniziamo. Ora sei a bordo. Vantaggio tattico. Thank you.
all'ombra di Golga! Fuoco! Sono ancora sulle mie tracce. Nuovo sola. In quella che doveva essere una caverna delle meraviglie. Guarda in giro. Vedi se è rimasto qualcosa. Me lo tengo per dopo. Presento ADE, il protocollo di estinzione d'emergenza, la killer app definitiva. Ok, so cosa pensi. Lo scopo di Gaia è riportare la vita. Allora perché darle una funzione subordinata il cui scopo è spazzarla nuovamente via? Dai, andiamo. Eh? È da pazzi, no? Beh, no. Affatto. Ricostruire l'atmosfera è un lavoro difficile. Per quanto Gaia sia scaltra, potrebbe non riuscire al primo tentativo. Pensa di essere Gaia fra 200 anni e che la biosfera che stai creando è un macello. Alcalini alle stelle, foreste che scompaiono sotto tempeste che annegherebbero anche Noè. È il caos, una trottola che non smette di barcollare. Cosa faresti? Rilasceresti organismi di fase 1 in quel casino? Spereresti che CO2 e metano riequilibrassero il tuo lavoro? Cavolo, no! Quello che farai, Gaia, è farti da parte mentre Ade prende il comando e fa quello che tu sei troppo premurosa e benevola per fare. Cioè ridurre in cenere quella sottospecie di biosfera così che Gaia possa iniziare da capo. Ok, non in cenere. Invertendo i processi di terraformazione la soffocherà. Ma... hai capito. Ade riazzera la biosfera. Tabula rasa, tela bianca. E poi, solo allora, riconsegnerà le redini a Gaia dicendole: riprovaci, ragazza. E questa volta ti conviene fare meglio, o dovremo ripetere. Questo è Ade. Un vero cattivone, se ci pensi. Estinzione su richiesta. Morte espressa. È per il bene superiore, ma... comunque... davvero cattivo. Molto bene, questo è Ade. Un salto nel vuoto. Ok. Se questo era lo scopo originale di Ade, perché vuole che io mi estingua? Ci servono altri dati.
E come ha fatto a finire nei rottami di un titano di faro ed essere adorato dall'Eclissi come una specie di dio? Sto imparando come te, Aloy. Continua a cercare. Pare che non ci sia un'altra strada. Ti do il benvenuto, Elizia, corona e sovrana delle funzioni subordinate di Gaia. È da Elizia che la razza umana continuerà a esistere. Sono Patrick Brochard Klein, l'alfa responsabile di questo programma. Va bene, vediamo di chiarire una cosa fin da subito. Elizia non è un progetto di ingegneria genetica. Il nostro obiettivo è preservare il genoma umano, non alterarlo. Uno spaccato della diversità genetica umana congelato nel tempo. La quintessenza genetica della nostra specie. Sotto la mia guida, le nostre attività e iniziative rispetteranno le norme sui cloni del 2034 e gli accordi di Rally del 2048. Questo può sembrarti un eccesso di zelo strano, persino banale alla luce delle circostanze, ma come uno degli autori degli accordi, per me è tutt'altro che banale. Le sfide pratiche che ci attendono sono sconcertanti quanto a scopo e complessità, ma non insormontabili. No. Dalla raccolta e conservazione degli zigoti, il perfezionamento delle tecnologie esogeniche, la progettazione e il perfezionamento dei servitori, al nutrire e istruire il bambino nelle prime fasi del suo sviluppo. Tutte queste parti del programma dovranno assolutamente procedere in tandem. Per non parlare poi della costruzione frenetica dei centri culla in tutto il mondo. Quindi, se siamo pronti, iniziamo. I centri culla. Elizabeth aveva detto che una nuova generazione di umani sarebbe stata generata in posti simili. Esatto. Quindi la montagna della madre è una di essi? C'è un solo modo per esserne certi. La porta non si apre. Sembra a causa di un certo registro alfa danneggiato. Devo cercare nell'ufficio di Elizabeth. La pura logica non basta, Ted. Per farcela, Gaia dovrà essere coinvolta nel gioco. Deve volerlo. E se impazzisse? Non abbiamo imparato dai nostri errori. I tuoi errori. Dico solo di darle un interruttore. È appena nata, Ted. Non le punterò una pistola alla testa mentre è ancora nella culla. Parli come se fosse una bambina e se diventasse un mostro. Elizabeth, posso parlare fuori dal protocollo? Ma certo, Gaia, dimmi. Mi spiace contraddirti, ma l'obiezione del signor Faro è valida. Ad oggi, lo sviluppo della mia psiche non è del tutto prevedibile. Per garantire la sicurezza della vita, una riscrittura programmata credo sia una misura necessaria. Ecco. Soddisfatto, Ted? Gesù, Liz, fa come ti dice.
Pare che contenesse qualcosa. Qualcosa che è stato rimosso. Potrebbe tornare utile la morfologia degli antilopini, ma le forme dei caprini mostrano una capacità di carico superiore. Impari in fretta, Gaia. Dottoressa Sobek, dopo aver condotto un'analisi comparata della morfologia dei mammiferi, ho raccolto dati esaustivi sull'evento di estinzione del quaternario. Oh, e cosa ne pensi? Gaia. Logicamente parlando, l'estinzione è stata una conseguenza naturale. Tuttavia, trovo la perdita di specie della megafauna molto triste. La loro scomparsa totale mi fa provare un dolore difficile da descrivere. È un malfunzionamento? No, no, Gaia. Va bene. Molto bene. Verrai sottoposto a un breve periodo di incoscienza durante lo spostamento a Prime e durante gli ultimi ritocchi. Elizabeth, posso parlare fuori dal protocollo? Quando sarai nuovamente operativa, attiveremo le funzioni subordinate e vedremo a che punto siamo. Elizabeth, rilevo dello stress. Qualcosa non va? Sto bene. Capisco che le circostanze ci impongano di partire prima del previsto, ma tutti i sottosistemi sono pronti. Le probabilità sono favorevoli. E se... Gaia, non c'è più nulla là fuori. Non si può nemmeno sopravvivere senza una tuta ambientale. Miliardi di morti fra paura e agonia. E se... Se non servisse a nulla? Elizabeth, l'estinzione è inevitabile. Grazie a te, la vita avrà un futuro. Lo credi davvero? Io credo in te, Elizabeth. Con te, tutto. Ho già troppe cose. Il file principale del registro Alfa. Intatto? Sì, non vedo alcun danno. E allora cosa aspetti? Copia il file. Con questo posso ripristinare il registro alla porta nella madre, aprirla ed entrare. E svelare i suoi segreti. Dove sono nata? Forse... Forse chi mi ha dato alla luce. Chi? Sei davvero così sciocca? Non ci sarà nessun chi ad aspettarti. Sei stata messa al mondo da un cosa, non da un chi. Bastardo. No, io sono normale. Sei tu, Aloy, a essere nata da una macchina. Ma che genere di macchina e perché? Perché sei stata creata? Eclissi. Ora esci di lì. La tua scoperta è troppo preziosa. Tu sei troppo preziosa. Ancora viva. Bene. Ho in mente una morte più consona per te, bambina.
Per tutta la vita ho sempre avuto una sola certezza profetica: di essere destinato alla gloria come grande campione del sole. Quando Girano è morto e quando Meridiana è caduta, non ho mai avuto dubbi. Finché non sei giunta tu. Quando ho saputo che eri viva, un dubbio si è radicato in me. Come il sole sorge e tramonta ogni giorno, coloro che devo uccidere muoiono. Eppure ho fallito. Come? Perché? Per ogni scavo che attaccavi, ogni soldato leale che uccidevi, il mio tormento cresceva. Mentre ti puntavo la lama alla gola, non facevo che pensare. Un colpo, un semplice movimento della lama, e ti saresti dissanguata. La mia mano è pratica di massacri. Perché esitare? Perché fallire il mio destino? Vedi la cicatrice sulla tua guancia? Non hai fatto in tempo. Sì, mi ricordo. Niente male per essere un selvaggio. Si chiamava Rost ed era un uomo migliore di quanto tu potrai mai essere. L'uomo migliore è quello che non finisce con le interiora sparse per terra. No, non è stato lui. Avrei potuto finirti prima che mi attaccasse, ma non l'ho fatto. Questo fallimento mi ha stravolto la mente. Mi perseguita. È stato quando ti ho catturato lì, in quel luogo, che ho finalmente intravisto il disegno che il sole aveva tracciato nel corso degli eventi. Tu dovevi sopravvivere quel giorno sulla montagna. Dovevi interferire negli scavi e uccidere i miei uomini. Al contrario, era mio compito catturarti. Qui. Così che tu morissi come offerta sacrificale al sole. Esattamente come doveva essere. Predestinato e prestabilito. Risparmiami le giustificazioni religiose. Puoi anche adornare la tua crudeltà con vesti e parole sacre, ma rimani un assassino. Curioso che sia proprio tu a dirlo. Anche tu hai le mani sporche di sangue, ragazza. Uccido chi lo merita, al contrario di te. Ma non mi aspetto certo che tu lo capisca. Ade è una macchina antica, non il mito dell'ombra sepolta dei Kharja. Non gli importa di Meridiana. Vuole uccidere tutto e tutti. E tu sei solo uno schiavo devoto. Io non servo l'ombra sepolta, ma il sole all'ombra. Le due metà della natura in un'unica causa. Ombra al sole, buio alla luce. Davvero non ti rendi conto di quanto questo sia ridicolo? Sei passato da servire un re sole pazzo e omicida a una macchina pazza e omicida. Non fai altro che andare indietro. Ricorderò le tue parole quando vedrò bruciare il tuo corpo. O i tuoi resti. Ancora non cogli il punto. Così come ho sconfitto te, ho vinto anche i miei dubbi. E dalla certezza della fede deriva una forza inarrestabile. Allora apri questa gabbia e metti alla prova la tua fede. Vedremo se andrà come credi tu. Il cerchio si è chiuso. Ogni elemento è al suo posto, esattamente dove deve stare. La bestia errante ora in gabbia servirà il suo vero scopo, come animale sacrificale. Ah, a proposito di sacrificio, quasi dimenticavo. Quando hai distrutto la rete dell'eclissi, ho trasmesso un messaggio a Est per radunare le forze e organizzare un'invasione della Terra Sacra. Ho ordinato di uccidere ogni Nora. Speravo di trovarti lì, ma alla fine avremmo potuto evitare la fatica.
I Nora mi hanno esiliato alla nascita. Farai male solo a loro, non a me. Davvero? Allora non fa alcuna differenza. In ogni caso, non potrei revocare l'ordine neanche se volessi. Grazie alla tua distruzione della rete, la comunicazione a distanza è impossibile. Non hai condannato solo te stessa, ma una tribù intera. Davvero non riesci a scorgere il giudizio rovente del sole in questi eventi? Il tuo Focus, un dispositivo potente, non trovi? Eppure, così fragile. Hai visto? Stavolta non ho minimamente esitato. La lama si è mossa da sola. Fedeli Cargia, gioite! I nostri anni nell'ombra sono finiti! Una nuova alba sorge all'orizzonte! Un nuovo giorno avrà presto inizio! E quando sarà, il falso Nessone sarà morto! E la Sacra Meridiana sarà di nuovo nostra! Per questo motivo, io sono diventato uno strumento della profezia! I due volti della natura insieme per una sola causa. Ombra e sole, luce e oscurità, notte e giorno. Guardate! Restate seduti! Non vedete la prova della benedizione del sole coi vostri occhi? Se non fossero state benedette dal sole, come mai potrebbero queste ombre vagare alla luce del giorno e unirsi alla nostra causa? Molti anni fa, per consacrare questo anello, il radiante Chan ordinò che gli infedeli venissero schiacciati sotto gli zoccoli di un colosso. Il colosso è molto potente agli occhi del sole, ma lo è ancor di più se infuso del potere dell'ombra. E ora lei, che ha tramato contro di noi, sarà la prima a morire! Che sia solo la prima di una lunga serie! Non riuscirò mai a sconfiggere quella cosa senza armi. Le mie armi sono sulla piattaforma e non esiste modo di uscire dal cerchio. Forse potrei usare la sua forza contro di lui. Ecco che arriva. Il pilastro è debole. Un altro colpo e il pilastro cadrà. Nemmeno io sono stata costruita per sopportare la carica di un colosso. Devo togliermi da qui.
Prendetela! Perché mandi loro? Affrontami tu, se hai coraggio! Così sei qui. Sei venuto. Rischiando la vita. Certo che sì. Se fossi morta, la montagna non avrebbe mai rivelato i suoi segreti. Peccato che tu abbia solo perso tempo. Elis ha distrutto il mio focus. E il registro alfa al suo interno. Non è così. Ho monitorato il tuo focus per tutto il tempo, duplicando ogni singolo dato. Installare i dati su un nuovo focus è stato facile. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene al suo ometto. Sei davvero bravo a renderti insopportabile, Silence. Ma immagino che mi serva. È ora di vedere dove sei nata. E forse scoprirai il perché. Sicuro. Conoscere la macchina che mi ha messo al mondo. Non è questo che intendi? Ora vado. Aspetta. Sì? Come hai fatto a rintracciarmi, visto che non indossavo un focus? Andiamo, Aloy. Non ci voleva un genio per capire che Elise ti avrebbe gettato nel cerchio del sole a mezzogiorno. Ho esaurito due corsieri per raggiungerti, ma ce l'ho fatta. Ora vai. Da quando esegui l'override sulle macchine? Fin da quando hai scoperto la tecnica. Ho distrutto un corruttore per ottenere le parti utili, naturalmente. Il tuo esempio mi ha indicato come farlo, certo. Un altro beneficio del monitorare le tue attività tramite il focus. A essere sincero, la logica alla base della tecnica non è molto diversa dai riti praticati dagli sciamani Banuk, anche se è più avanzata. Bene. Non c'è di che, immagino. Elis ti ha riconosciuto nel cerchio del sole. Mi avevi detto di aver aiutato l'Eclissi. Non di conoscere l'uomo che ha ucciso mio... che mi ha quasi ucciso. Adesso lo sai. Quell'uomo è una seria minaccia. Dobbiamo fare il possibile per impedire a lui e Ade di vincere. Bene. Ora devo andare. Come se non bastasse, Elis ha ordinato all'Eclissi di attaccare la terra sacra dei Nora. La tribù è già indebolita. Non avranno alcuna possibilità. Dovresti venire con me. Assolutamente no. Ho dei preparativi di cui occuparmi. Che genere di... Oh, perché te lo chiedo? Tanto non rispondi. Quando sarà il momento, ti farò sapere. Ti contatto dopo. Nel frattempo, se tornassi nel territorio dei Cargia delle Ombre, ho per te un'armatura per nasconderti. Pensi sempre a tutto, vero? Devo farlo. Aloy, quando stavi recuperando il registro alfa nel bunker di Zero Dawn, sono stato troppo crudele. Per il tuo bene, spero che ci sia qualcuno ad attenderti nella montagna. Non qualcosa, ma qualcuno. Ha! Thank you.
Queste sono amare, ma utili. È veloce.